arriviamo io su questo numero? La poteva lasciare, là è un caposcalone d'India. Però sogno qua ora, mi stai vedendo una partita. Oh! Anche se vuoi, un po' quello di casa. Siamo via. Il portiere già era in terra accorpato. Mister Falzone, il primo Memorial Alfonso Virgilio va al suo Raffadali. Sì, diciamo che è sempre calcio d'agosto. Noi siamo stati onorati di essere invitati dalla società Campofranco. Diciamo abbiamo vinto, però a noi interessava partecipare e cercare di prendere anche un pochettino di condizione fisica. Però tre squadre all'altezza di questo torneo, tre belle squadre abbiamo visto oggi, un pubblico spettacolare. E tre belle partite. Mister, pensa che nella sua squadra ci sarà qualche altro rinforzo prima dell'inizio del campionato? Boh, non credo. Io credo che la nostra squadra ha bisogno innanzitutto di lavorare ancora a livello fisico, che noi siamo, rispetto agli altri, mi sembra una settimana indietro. È da 7 giorni che ci alleniamo. Però questo non significa niente, bisogna vedere anche il lavoro che hanno fatto gli altri. Ripeto, tre belle squadre che possono secondo me ben figurare in questo torneo. Il Campofranco sulla carta è una squadra
forte, forte, sicuramente poi alla fine farà la differenza. Lo stesso discorso vale per il Mussumeli. Mussumeli ha un grande allenatore, un allenatore mai navigato, sa quello che deve fare. E noi diciamo siamo una squadra, siamo una matricola e dobbiamo fare di necessità virtù, perché abbiamo dei giocatori giovani, qualcuno magari straniero, ha fatto anche gol oggi, abbiamo Michele Settecasi, abbiamo preso, che in questa categoria è un lusso, come Cordaro dal Mussumeli. Però diciamo, abbiamo dei giovani interessanti, abbiamo dei ragazzi che vengono da Napoli, Esposito, abbiamo ragazzi locali, molti ragazzi locali. Credo che ci possiamo divertire, poi il risultato finale non si sa alla fine, perché non dipende solo da noi, ma voi sapete meglio di me, con le problematiche che ci sono a livello economico nelle società, magari uno parte per un obiettivo e poi magari strada facendo perde tutto quello che ha voluto costruire all'inizio. Direttore Salvatore Monguso, anche il Mussumeli ha partecipato a questa bellissima iniziativa oggi. Sì, è stata una bella iniziativa, una bella giornata di sport con tre squadre che sono affrontate a viso aperto, è stato bello oggi, sì. Mussumeli rispetto alla scorsa stagione ha, diciamo, rivoluzionato un po' l'organico, ci saranno dei nuovi arrivi? Ma per ora già siamo quasi al completo, credo che qualche altra pedina arriverà prima della chiusura delle liste, perché serve ancora qualcosina, però tutto sommato diciamo che già la squadra è a buon punto. Qual è l'obiettivo che si pone il Mussumeli? Ma noi siamo una piccola piazza, quindi l'obiettivo è sempre quello di fare meglio dello scorso anno, per cui noi lo scorso anno abbiamo fatto un 7° posto, quest'anno cercheremo di fare meglio. Quindi parte alta la classifica, zona playoff o addirittura la vittoria del campionato? La vittoria del campionato mi pare difficile, anche perché oltre a noi ci sono diverse squadre attrezzate come il Campofrango, San Gataldese, le Trapanesi, Mazzara, Alcamo, Pacheco, per cui credo che noi cercheremo di stare nella parte alta della classifica, cercando sempre di migliorare la posizione dell'anno scorso, poi quello che durante il campionato, quello che verrà, ci prenderemo. Direttore Schillaggi, si è concluso questo primo memoria all'Alfonso Virgilio, ma per il Campofrango non è stato un risultato in cui c'è da sorridere molto. Sì, ma come tutte le partite d'agosto contano poco, quello che conta è il giorno 30. La squadra comunque era un po' imballata, perché con questo allenamento mattina e pomeriggio, comunque si è visto anche nella seconda partita che noi abbiamo perso. Sono state parecchie occasioni da gol non sfruttate, ma questo non mi preoccupa. Quello che è importante è che il giorno 30 la musica sarà diversa. Forse anche oggi, anche complice l'assenza di Scilluffo, mancava proprio l'uomo che buttasse la palla dentro la rete. Sì, ma non c'è solo Scilluffo, c'è Scilluffo, c'è Polito, c'è Costa, c'è Minnone. No, non mi preoccupo per niente dalla partita di oggi. Anche se devo essere onesto, indietro siamo un pochettino... Non siamo sicuri al 100%, però penso che prima del giorno 30 risolveremo questi problemi. Di essere ci sarà qualche nuovo arrivo? Ma non penso perché la rosa già è completa di 22 giocatori, penso che già completa. E non pensate che il risultato di oggi si possa compromettere il nostro campionato, perché penso che il nostro campionato sarà un campionato all'avanguardia. Rino Virgilio, questo si è appena concluso il primo memorial dedicato a suo padre. Sì, è stata una bella giornata di sport che ha visto la partecipazione di queste tre squadre. Mi piace ricordare però la funzione sociale dello stadio Alfonso Virgilio. Intendo dire che lo stadio dovrà servire non solo per vedere giocare le prime squadre dei paesi del circondario, ma soprattutto per vedere giocare tanti bambini delle scuole calcio. Mi auguro anche che siano anche bambine, perché nonostante il calcio sia uno sport prettamente maschile, può interessare anche alle bambine. Un veicolo di promozione sociale soprattutto per le nuove generazioni. Quest'anno finalmente, dopo tanti anni, diciamo, era quasi diventato una telenovela, è riaperto lo stadio. Secondo lei questa apertura dello stadio cosa può portare per la città di Campofrango? Ma senz'altro
È importante avere uno stadio dentro il paese, consentire di svolgere un'attività, appunto, come dicevo, ai ragazzi. Non dobbiamo però nasconderci dietro un dito: il motivo principale è perché Campofranco ha una grossa tradizione calcistica che ha sempre riversato nei confronti dei colori sociali, quindi soprattutto servirà per seguire la squadra del Campofranco, che ben milita in eccellenza. Ovviamente non c'è solo questo aspetto, c'è anche l'aspetto economico, perché con la disputa del campionato di eccellenza, ma anche con la disputa di campionati giovanili da parte di altre società, ho saputo che sarà l'Agragas a disputare le partite in casa del settore giovanile, e il torneo vedrà la presenza di squadre professionistiche del centro e del sud Italia. Sarà anche un veicolo di promozione economica, perché comunque le partite portano gente, portano afflusso di gente che spenderà dei soldi per la comunità locale, per le attività locali. È vero che è una goccia del mare, però, come si dice, tutto fa brodo.